bisogna sistemarla, perché dopo non fa piangere dopo. Secondo me bisogna sistemarla per tempo. Sono preoccupati i residenti di Calcinelli per la diga valle di Ponte Metauro. Dopo diverse segnalazioni al sindaco Stefano Guzzi, che si è attivato sin da subito, lunedì scorso, durante il programma di Fano TV Primo Cittadino, un telespettatore ha chiamato in diretta per chiedere ulteriori provvedimenti, vista la situazione in cui versa la struttura, che secondo alcuni potrebbe essere a rischio crollo. Marco, lei abita proprio qua, per cui conosce molto bene questa diga. Io sono 72 che abito qui. Da 72, perciò io la conosco da quante, tutti i lavori che hanno fatto. I primi lavori che hanno fatto qui, quando hanno rifatto la seconda diga di sotto, sono stati gli anni 80 più o meno, e è stata una salvezza per la diga di sopra. Però adesso, passando il tempo, quella di sopra si è rotta e bisogna, loro hanno fatto l'intervento, per carità, hanno fatto questa parangolatura che l'hanno sistemata, però bisogna sistemare anche il cemento di sotto, bisogna sistemarlo, perché se fa le annate che piove qui, ragazzi, quando c'è d'inverno che arriva l'acqua qui dove sono io adesso, l'acqua arriva quassù. Siete stati anche evacuati in questi io anni? Io no, sono stato più di una volta, due volte, qui è venuta giù l'acqua fino a lì al ponte. Poi io sono riuscito, tramite passando per i campi, però non ho avuto problemi. Nella mia azienda l'acqua non c'è mai venuta. Di là sì, di là sì, di qui di sopra c'è venuta. Io non dico di rifare tutta la struttura nuova, però di sistemare quel buco, per me bisogna ristrutturarlo. Io l'ho fatto presente perché, ti ho detto, abitando qui a 200 metri, mi ritengo responsabile di dirlo. Qui quando dura che piove, 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 c'è casi che viene giù per 10-15 giorni, non so quanti mila metri cubi di acqua che viene giù. Qui dove siamo noi adesso, qui siamo sommersi dall'acqua, perché l'acqua arriva lì, lì sopra arriva. Tu renditi conto l'acqua, che sforzo che può fare. Il dislivello, come voi ben vedete, da qui a laggiù, non guardate qui di sotto, ma laggiù, sono più di 10 metri di dislivello. Se l'acqua viene giù che riesce a aprire un varco, l'acqua porta il livello, ragazzi. Io, no, io ho studiato poco, ma l'esperienza ce l'ho. Perciò, portando il livello, portando via tutta la ghiaia, che qui è tutto un vaso di ghiaia, il ponte lassù che volte per andare a Villanova non regge, quello lo porta via, secondo me. Però io non ho studiato, perciò la competenza a chi è di dovere. Il sindaco di Colli al Metauro ha allertato gli organi di competenza, tra cui la proprietà Enel Green Power. Le condizioni della traversa ci destano particolare preoccupazione, si legge in una lettera inviata dal comune, perché eventuali cedimenti strutturali del corpo briglia provocherebbero un'erosione potenzialmente in grado di mettere in crisi i piloni di sostegno del ponte sulla strada provinciale orcianese, a pochi centinaia di metri a monte di questa opera. Aguzzi ha quindi richiesto interventi di messa in sicurezza, di rinforzo e adeguamento della struttura. Io mi ero già attivato dalla lettera del 28 di maggio, cioè pochi giorni fa, 10 giorni fa, dopo diverse segnalazioni di alcuni cittadini, alcuni pescatori che mi hanno segnalato che in questa diga c'è al centro, qui ho anche delle foto, oggi non si vedono perché c'è l'acqua alta purtroppo, ma c'ho anche delle foto, si è creata una crepa al centro della diga dove l'acqua di fatto invece di passare sopra passa sotto. Il pericolo qual è? Che questa crepa possa allargarsi ovviamente e compromettere la stabilità della diga, e sarebbe, io credo, non faccio l'intenditore, ma un problema serio in quel caso, perché qui c'è un dislivello molto alto delle acque da a monte e a valle della diga. Se la diga cede viene portato via il materiale anche a monte. A monte 300 metri più su c'è il ponte di Ponte Metauro, non vorrei che venga compromessa quella stabilità. Dopo questa lettera che ho mandato alla Regione, al Genio Civile, alla Provincia e ad Enel Green Power, perché immaginavo che fosse Enel Green Power, cioè l'Enel che gestisce le dighe che poi producono energia elettrica, anche perché qui questa diga consente l'innesto sul canale Albani, qui nasce il canale Albani che poi sfocia a Fano e al porto. E conseguentemente ieri ho chiamato il responsabile provinciale di Enel Green Power, mi ha confermato che la diga è di loro competenza, mi ha, tra virgolette, verbalmente al telefono assicurato che loro comunque l'hanno sotto controllo, sanno già della crepa che si è creata, mi ha detto che questa diga è stata rinforzata pochi anni fa con barre di ferro, mi ha spiegato eccetera. Io comunque gli ho detto due cose: io non faccio l'intenditore, non sono un ingegnere, intanto gli ho detto lei mi risponda alla lettera e mi dica che non c'è nessun problema, così mettiamo in fila le competenze, perché ancora nessuno mi ha risposto a questa lettera. Però l'ho seriamente invitato a revisionare e rivisitare
diciamo, questo luogo per vedere effettivamente com'è la situazione, perché secondo me, al di là delle rassicurazioni di cui io per carità prendo atto e mi fido, secondo me il problema comunque c'è e in qualche modo va affrontato. E siccome andiamo verso la stagione estiva, dovessimo fare anche qualche lavoro di rafforzamento della diga, in questo momento, finita la pianara di queste ore, si riuscirà a fare con magari maggiore agevolezza. Quindi ecco, c'è un'attenzione doverosa da parte dei cittadini che giustamente segnalano, da parte dell'amministrazione comunale che fa presente, porta conoscenza e insiste verso gli organismi competenti la risoluzione del problema.